Io sono barbuto, ma non ho la barba. Molto brevemente, oggi sono qui per rispondere alle domande più imbarazzanti che voi mi abbiate mai fatto. Vi ho chiesto su Instagram in un post di YouTube di farmene, ho scelto le migliori e oggi sono qua per rispondere. Se sei nuovo, iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto, perché ti darò il benvenuto con un bel cuoricino. Allora, la prima domanda è: hai mai fatto crescere la barba per colorartela? Io sono barbuto ma non ho la barba, quindi purtroppo non posso colorarmi assolutamente nulla. A me di domande ne sono venute tre, dice Valeria. Hai mai scoraggiato in pubblico o accusato qualcun altro? Ho fatto finta di niente? Se sì, che è accusato e quando? Ho scorreggiato in pubblico tantissime volte. Amo scorreggiare in pubblico. Lo facevo a scuola, in classe. L'ho fatto in tantissime occasioni, quindi non saprei neanche dirvi tutti i luoghi precisi. A volte è capitato di accusare qualcun altro a scuola. E l'altra domanda qual era? Poi, hai mai odorato la biancheria intima sporca? Simona chiede: hai mai fatto la doccia dopo 2 settimane che non la facevi? Non mi lavo da 1 mese, in realtà, da quando è iniziata la quarantena che non mi sto lavando. Ma ti chiede: hai mai vomitato in un piatto di un tuo amico? In un piatto no, però probabilmente è capitato in alcune serate che ho vomitato vicino a dei miei amici. Maya chiede, e ovviamente qua le domande sulla cacca ci sono sempre, faccio le dirette su Twitch, che tra l'altro stiamo spaccando tantissimo, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento, se no cercatemi, Giuseppe Barbuto. Stiamo passando tutte le sere insieme, ogni giorno alle 21 sono in diretta su Twitch, siamo tutti in compagnia, ci stiamo divertendo tantissimo, io gioco con voi, bellissimo, bellissimo. C'è stata anche una diretta dove non giocavo ma vi raccontavo di tutte le esperienze più assurde che mi siano capitate in tutta la mia vita e vi è piaciuto tantissimo, quindi lo riproporrò, quindi mi raccomando, andate a seguirmi anche lì. Torniamo alla domanda: hai mai cagato insieme a tua sorella contemporaneamente? Perché vi vengono in mente queste cose? Ti voglio un mondo di bene, mi potresti salutare nel video, mi chiamo Maya. Ciao Maya. Non ho mai cagato insieme a mia sorella contemporaneamente, anche perché non penso si possa fare. Cioè, come fai? Ti metti tutte e due sul cesso e come fai? Non ci si sta. Io c'ho il culo così, più grande di un aeroporto. Ti hanno mai scoperto fare cose zozze? No? Però una volta mi è capitato di beccare un mio amico, che tra l'altro questa l'ho raccontata in quella diretta, nello spogliatoio della squadra stavano giocando, fare cose da solo, chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in camper. Sofia, ti sei mai sentito escluso? Sì, è anche per questo che ho iniziato a fare video su YouTube. Erika mi chiede: sei mai stato bocciato a scuola? È una domanda che mi chiede tantissima gente, ogni volta la mia risposta è sempre la stessa: no. E tutti mi dicono: no, dai, è impossibile. Raga, non sono mai stato bocciato. Teresa chiede: ma Pepito fa la pipì? Sì, però preferisce far la cacca. Cioè, ne fa tantissima proprio. L'avessi raccolta da quando ha iniziato a farla fino ad oggi, probabilmente ci riempirei, non voglio esagerare, ma uno sacchetto della spesa dell'IKEA. Avete presente che sono giganti? Filipponi, farei una live nudo anche senza mutande? Questa domanda mi viene chiesta da Giulia, che ha l'immagine di me contro te. Tra l'altro, non farò mai una live nudo. Se volete venire a vedere le dirette ci divertiamo, ma non mi spoglierò mai nudo, perché tengo a non essere bannato. Se no fosse per me, io non mi vergogno. Federico, hai mai pisciato in giro? Sì, tantissime volte. Io penso: perché lo possono fare i cani e non lo posso fare io? Hai mai cagato in un vaso? Un'altra domanda sulla cacca. No, però ho un mio amico che una volta mi ha cagato in un lavandino. Ciao, è il mio amico. Annina Giovanni, lo hai mai fatto? Cosa? Però credo di sì, credo. Alle Cianci, sei mai andato in giro in mutande? Sì. Caterina, barbuto sempre piaciuto. E fin qui si sa che barbuto è sempre piaciuto. Barbuto sempre piaciuto. Barbuto ma non ho la barba. Barbuto, campione. Tra l'altro raga, questa qua è una felpa spettacolo che è speciale, rossa, si intona i capelli rosa più o meno. Volevo dirvi che ne sono rimasti solo 20 pezzi sul sito, quindi io ve lo lascio anche quello in descrizione e nel primo commento che ho fisso in alto. Ne sono rimasti solo 20 pezzi, perché l'altra edizione è sold out. Sono rimasti 20 pezzi delle felpe reflective, quindi io vi consiglierei di cliccare e aggiudicarvela se volete un pezzo di me, un pezzo di barbuto che non ha la barba. Bene, le domande sono finite. Questo era un video breve ma intenso. Mi raccomando, seguitemi ovunque su tutti i social che trovate in descrizione nel primo commento. Noi ci vediamo domenica con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, che è oggi, e ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video su YouTube. Attivate le campanelline se non l'avete fatto. Io non so più che dire, se non grazie di tutto, perché stiamo spaccando un botto sto periodo. Ciao, il fan di Barbuto è sempre piaciuto.